Allora, stiamo leggendo, e adesso lo leggiamo, in questi giorni, che alcuni vaccini stanno dando dei problemi e delle reazioni, probabilmente. Lo stiamo leggendo su tutti i giornali, telegiornali, si tenta un pochino di diminuire, ma adesso leggiamo quello che sta accadendo, perché ci sono anche delle furbizie, delle, non so come definirle, definitele voi. Allora, già da un po' di giorni, già da un po' di tempo, si dice, ci sono state reazioni in tutto il mondo al vaccino AstraZeneca. Per cui ad un certo punto abbiamo assistito a delle prese di posizione di chi? Dei medici. Non lo diciamo noi, leggiamo insieme quello che qualche giorno fa dicevano i medici, almeno i rappresentanti di un po' di medici. Ecco qui, leggiamo insieme. Vaccino Covid, protesta dei medici. No AstraZeneca, per noi Pfizer. Cioè, almeno, ecco, questo è l'ADN Cronos, non è l'agenzia di casa mia. Questa è una, se non la maggiore, agenzia di stampa italiana. Vaccino Covid, protesta dei medici, no AstraZeneca. Cavolo, come no AstraZeneca? L'Italia ha comprato milioni di vaccini AstraZeneca, i medici dicono no AstraZeneca. Scusate, scusate, domanda. E perché i medici decidono quale vaccino? Allora c'è la possibilità di decidere. Fatecelo sapere. A chi si vuole vaccinare? No, i medici no. E perché no AstraZeneca? Allora sospettate che ci sia qualche cosa che non vada su quel vaccino. E allora dice, dato che i medici non vogliono fare AstraZeneca, a chi facciamo AstraZeneca? Ecco chi facciamo AstraZeneca. Non lo diciamo noi, stiamo leggendo. Ecco qui. Carabiniere vaccinato, ricoverato con le gambe paralizzate. AstraZeneca. Ecco, quindi, dato che dicono le fonti stampa, non noi, i medici si rifiutano di fare AstraZeneca e ci dovete spiegare perché, allora AstraZeneca lo diamo ai militari, tanto i militari sono obbligati, chi se ne frega dei militari. No, ecco, sta succedendo questo. Dato che però anche gli insegnanti, chi se ne frega, diamoglielo anche agli insegnanti. Per cui il governo o chi per lui, l'AIFA, governo, AIFA, gli enti pubblici, hanno